Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi in questo nuovo video vi mostrerò come realizzare questo bellissimo punto ad uncinetto. Ma prima di tutto volevo ringraziarvi perché siamo arrivati ai mille iscritti, un traguardo molto importante per me. Per quanto riguarda questo punto, come vedete è un punto molto fitto, molto particolare, abbiamo il dritto del lavoro e il rovescio ed è un punto che può essere usato per tantissime lavorazioni diverse è molto carino per farne una copertina per neonato oppure facendo una striscia molto lunga può essere un'idea anche realizzare una eh, sciarpona molto molto carino anche per realizzare ad esempio uno scaldacollo ma non perdiamo altro tempo iniziamo subito dal video tutorial per realizzare il campione del punto userò del cotone e l'uncinetto adatto, in questo caso il numero 3. Voi potete usare naturalmente il filato che desiderate per realizzare il vostro progetto. Per questo um, punto occorre un multiplo di 3 più 4 più una catenella per girare. Quindi, per fare il campione rispettando il multiplo di 3, io avvierò una catenella di 24 punti aggiungendo 4 catenelle più una per girare quindi per prima cosa andiamo a realizzare 24 catenelle facciamo il nodino iniziale in questo modo io metto il filo corto in questo modo sulle dita creo la x e con l'uncinetto porto il filo da quest'altra parte e poi tiro Stringendo in questo modo creo il nodino che non viene contato nella lavorazione. A questo punto vado a realizzare un totale di 24 catenelle rispettando il multiplo di 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Dopo aver fatto 24 catenelle, rispettando il multiplo di 3, aggiungiamo altre 4 catenelle 1, 2, 3 e 4. Per girare il lavoro aggiungiamo un'altra catenella ancora. Il totale quindi di catenelle che avremo sarà di 29 catenelle. A questo punto possiamo iniziare la lavorazione del punto. Per il primo giro salto la prima catenella, quella più vicina all'uncinetto, e vado in quella subito dopo e realizzo una maglia bassa in questo modo. Adesso per tutta questa catenella realizzo una maglia bassa per ogni catenella di base. Quindi proseguiamo in questo modo realizzando una maglia bassa per ogni catenella di base. Alla fine della catenella, facendo tutte maglie basse, avremo un totale di 28 maglie basse. Quindi, questa è la prima fila da realizzare. Per fare la seconda fila, per prima cosa giro il lavoro. Poi faccio una catenella per salire in questo modo e vado a realizzare nella prima maglia bassa che mi ritrovo realizzo una maglia bassa poi faccio 2 catenelle e salto 2 maglie basse del giro sottostante una e due vado nella terza qui e realizzo di nuovo una maglia bassa proseguo sempre in questo modo quindi faccio 2 catenelle volanti salto 2 maglie basse di base una e due vado in quella subito dopo e faccio una maglia bassa di nuovo 2 catenelle volanti salto 2 maglie di base vado nella terza maglia e faccio una maglia bassa quindi 2 catenelle salto 2 maglie di base vado nella terza e realizzo una maglia bassa quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine di questa fila alla fine della seconda fila facciamo sempre 2 catenelle Saltiamo due maglie di base, vado qui nell'ultima maglia bassa e realizzo una maglia bassa. In questo modo è terminata anche la seconda fila. Per la terza fila, per prima cosa, giro il lavoro e realizzo 3 catenelle 1, 2 e 3. Poi vado in questo spazio del giro sottostante lo spazio di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte in questo spazio una 2 e 3 sempre in questo spazio adesso vado qui dove si trova la maglia bassa del giro sottostante e realizzo una maglia alta presa davanti Invece di realizzare la maglia alta classica la vado a realizzare prendendola in questo modo. Filo sull'uncinetto, con l'uncinetto passo in questo modo, catturo il filo, lo porto da quest'altra parte, salgo e faccio la maglia alta. Che viene come vedete in rilievo proseguo poi e vado sempre in questo spazio di 2 catenelle e realizzo di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 subito dopo ho la maglia bassa e realizzo la maglia bassa presa davanti quindi entro in questo modo passo con l'uncinetto da quest'altra parte e catturo il filo portandolo su e poi realizzo la maglia alta come vedete si forma questo rilievo proseguiamo sempre in questo modo quindi per prima cosa qui nello spazio di due catenelle vado a realizzare 3 maglie alte una due e tre poi subito dopo abbiamo la maglia bassa che viene realizzata sul, sulla quale andiamo andiamo a realizzare una maglia alta presa davanti l'uncinetto andiamo qui poi passiamo da quest'altra parte della maglia bassa catturiamo il filo e lo portiamo da quest'altra parte e facciamo poi la maglia alta rivediamo facciamo di nuovo qui nello spazio 3 maglie alte una due e 3 qua dove si trova la maglia bassa facciamo la maglia alta presa davanti andiamo quindi qui con l'uncinetto passiamo in questo modo catturiamo il filo lo portiamo da quest'altra parte e andiamo a realizzare la maglia alta proseguiamo quindi sempre in questo modo fino alla fine di questa fila alla fine della terza fila come vedete ho realizzato sempre in questo spazietto 3 maglie alte e poi alla fine ci ritroviamo con questa maglia bassa e quindi vado e realizzo una maglia alta qui sulla maglia bassa e in questo modo è terminata anche la terza fila. Quindi andiamo a fare la quarta fila. Per fare la quarta fila giro il lavoro e realizzo una catenella per salire. Qui nella maglia alta che ho realizzato del giro sottostante, questa maglia alta, vado e realizzo una maglia bassa. Poi faccio 2 catenelle di separazione e vado direttamente qui dove abbiamo la maglia alta in rilievo davanti. Quindi, dopo le due catenelle di separazione, vado qui nella maglia alta in rilievo davanti, e realizzo una maglia bassa. Di nuovo faccio 2 catenelle volanti. E vado direttamente qui dove abbiamo questa che è la maglia alta in rilievo davanti, e realizzo una maglia bassa. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro, per tutta la fila. Quindi 2 catenelle e la maglia bassa qui sulla maglia alta del giro sottostante, la maglia alta in rilievo davanti di nuovo 2 catenelle e una maglia bassa qui sulla maglia alta in rilievo davanti proseguiamo quindi in questo modo fin, fino alla fine di questa fila quindi 2 catenelle e qui su questa maglia alta una maglia bassa alla fine del quarto giro ho fatto le due catenelle di separazione e adesso realizzo una maglia bassa sulla terza catenella. Qui abbiamo le tre catenelle del giro precedente che servivano per salire. Io entro qui sulla terza e realizzo una maglia bassa e in questo modo è finito anche il quarto giro. Per il quinto giro per prima cosa giro il lavoro. E poi vado a realizzare 3 catenelle 1 2 e 3 poi faccio qui nello spazio che mi trovo subito dopo lo spazio di 2 catenelle del giro precedente realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 qui poi mi trovo la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta in rilievo davanti per farla filo sull'uncinetto con l'uncinetto passo in questo modo vado da quest'altra parte catturo il filo tiro e faccio una maglia alta che come vedete è in rilievo in questo caso in rilievo davanti adesso sempre in questo spazio che viene subito dopo lo spazietto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 qui dove si trova la maglia bassa del giro sottostante realizzo una maglia alta in rilievo davanti filo sull'uncinetto con l'uncinetto passo in questo modo prendo il filo salgo e faccio poi la maglia alta qui di nuovo 3 maglie alte in questo spazio 1 2 e 3 rivediamo come si fa la maglia alta in rilievo davanti Nello spazio qui subito dopo faccio 3 maglie alte 1 2 e 3. Qui dove si trova la maglia bassa realizzo una maglia alta in rilievo davanti in questo modo. Proseguiamo quindi sempre in questo modo per tutta la fila, dove abbiamo questo spazio andiamo a realizzare 3 maglie alte, questa è la maglia bassa, e facciamo una maglia alta in rilievo davanti, arrivati alla fine della quinta fila, ho fatto le tre maglie alte sempre in questo spazio, e qui dove si trova la maglia bassa del giro sottostante, realizzo una maglia alta. In questo modo ho realizzato anche il quinto giro. Per proseguire nella lavorazione non vi resta che ripetere il quarto e il quinto giro. Quindi ripetete sempre questi due giri, il quarto e il quinto, fino a realizzare quella che è la lavorazione eh, che desiderate, l'altezza che desiderate. Rispettando naturalmente il multiplo di 3 più 4 più una catenella per girare, voi potete realizzare la grandezza desiderata. Adesso vi faccio vedere, andando più avanti nella lavorazione, come si presenta il punto. Andando avanti nella lavorazione, questo è il punto come si presenta, che come vedete è veramente molto bello. Abbiamo il dritto del lavoro, mentre questo è il rovescio. Questo punto può essere utilizzato per tanti progetti. Possiamo fare ad esempio una copertina per neonato con questo punto oppure una sciarpa. Anche ad esempio uno scaldacollo sarebbe molto carino realizzato con questo punto. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Se sì lasciatemi un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!